Ecco, noi ci occupiamo di videoarte. La parola videoarte però è limitante perché quasi tutti questi lavori hanno anche un audio. Noi dovremmo dire audio-videoarte perché le immagini in movimento hanno sempre anche quest'altra componente fondamentale che è il fatto che sono sincronizzate con un audio. E quindi la sperimentazione avviene sia da una parte, nella parte delle immagini, sia dalla parte del sonoro. Quello che sentivate è la colonna sonora di uno dei film più celebri di Matthew Barney, che è Drawing a Straight Line, fatto nel 2005, presentato al Festival del cinema di Venezia, quindi alla Biennale ma del cinema, e la dice lunga questo sul suo interesse per sconfinare l'ambito artistico in senso stretto e appunto aprirsi a qualcosa che va oltre il video dell'artista, ma è proprio cinema d'artista, film d'artista. La mostra When Attitudes Become Form, quando le attitudini diventano forma. Una mostra curata dal mitico Harald Seemann e la curata per la Kunsthalle di Berna, questa mostra. Ed è così importante questa mostra perché è una delle prime grandi collettive dove quasi sente la pittura e la scultura intesa in senso tradizionale. È il primo lavoro col quale Matthew Barney si fa conoscere. Ed è Drawing Restraint One del 1987. Come vedete, lui ha allestito nel suo studio questa serie di rampe. Vedete, ci sono delle rampe inclinate, poi ha degli appigli, quasi delle sprese da free climber. Ecco, tramite questi appigli lui si arrampica, impugna un attrezzo che in realtà è un'asta con in fondo una matita, e in maniera così precaria, così ostacolata, va a tracciare un disegno. Un disegno che quindi è fatto sotto l'opposizione di diversi ostacoli. Tra l'altro non vi ho detto che lui è legato con un elastico che non arriva al punto dove lui deve salire per tracciare il disegno. E per arrivarci Matthew Barney è costretto a tirare il massimo, a fare uno sforzo fisico, per cui ecco perché il titolo Drawing Restraint. E questo è un lavoro che continua la tradizione delle neo-vanguardie, cioè l'installazione, tutta questa serie di attrezzi. C'è la performance con la quale lui cavalca questi attrezzi e cerca di eseguire il disegno. C'è la fotografia in questo caso, in tutti gli altri casi fotografia e video, per registrare l'azione e poi mostrarla a un pubblico. Insomma, tutti questi ostacoli che vanno in mente alla mano che deve tracciare il segno visualizzano l'inadeguatezza e la difficoltà di queste tecniche in un mondo creativo che si esprime con ben altre tecniche. Questa grande installazione che non è altro che la costruzione dei restraints, delle resistenze al suo disegnare. Lui è costretto a salire, vedete questo laccio che continuamente gli impedisce i movimenti, è costretto ad afferrare queste aste lunghissime, pesanti, e come può tracciare questo disegno. A questo punto però scatta anche l'interesse di Barney proprio per l'attività fisica, per quello che avviene negli sport. Lui ragiona sul fatto che come si fa per potenziare qualcosa, un muscolo, quando si fa sport? Ad esempio, quando uno pratica il bodybuilding, che cosa fa per potenziare i muscoli bicipiti? Applica al muscolo, cioè costringe il muscolo a superare delle resistenze. Si carica il braccio di pesi e proprio col sacrificio, con la disciplina che ci imponiamo per sollevare questi pesi, raggiungiamo il potenziamento del muscolo. Ecco, lui cerca di applicare la stessa cosa al disegno. Il disegno è così ostruito, ma non basta poi l'ostruzione che c'è nel nostro mondo creativo. Proprio lo fa come fosse esercitare un muscolo di disegnare. E quindi lo riempie di questi restrenze, questi pesi, questa attrezzatura gimmica, e lo costringe a potenziare se stesso. Quindi ne fa un qualcosa di ancora più prezioso. Ed è interessante vedere come Matthew Barney, che
per molti coincide con il massimo della tecnologia, proprio il massimo di quella realtà creativa oggi, in realtà la concentrazione sia su questo aspetto, drawing restraint, cioè sempre questi titoli con il disegno. Poi avrà un'altra serie trionfale, che è quella di Cremaster, dove il titolo non dichiara nessun arte in particolare, però vi dico che in quel caso forse la scultura, la tradizionale scultura, che è il punto di arrivo. Tutta questa messa in moto per sviluppare un'energia straordinaria e farla rifluire su questi deboli, difficoltosissimi segni che lui va a tracciare su un foglio. Sono orribili questi segni, non tengono conto dell'armonia, di decor, di abilità, no, la mano è assolutamente impacciata, ma è tutta l'energia che circola, no? Tutta la messa in opera e che va a finire in quel segno che lo rende così forte, così potente. Tra l'altro, prima di parlare del disegno, vi voglio far vedere un brano di... Partiamo subito con i video, perché Drawing Restraint 2 è documentata anche con un video. Vi faccio vedere un brano brevissimo. Questa volta è proprio un video perché non ha audio. Eccolo lì. È nel suo studio. Non sono performance fatte di fronte al pubblico. Un concetto poi per lui fondamentale è quello di hubris, termine greco classico, no? Che indica la superbia, la rivolta verso gli dèi, diciamo verso l'ordine costituito. Ecco, è come se Barney ha questo atto di rivolta verso l'ordine costituito e va a potenziare proprio ciò che è per antonomasia oggi depotenziato, inattuale, inadeguato. Guardiamo questo disegno, che non è casuale. Vedete, cioè, si intravede una forma a uovo, curvilinea, attraversata da una forma rettilinea, rettangolo, sottile, rigida. La forma a uovo rimanda al potere germinativo, appunto, che è nell'uovo, al potere creativo. La sbarra rimanda invece, che so, la sbarra che si vede nei cartelli stradali quando si dice no, vietato entrare. C'è l'idea della creazione e l'opposizione alla creazione. Ossia, qui scatta una serie di altri, ulteriori ragionamenti, perché in fondo, pensate, se il disegno viene paragonato all'atto biologico, organico, del costruire i propri muscoli, il disegno quindi viene investito di significati assolutamente ulteriori, creazionistici, come l'organismo si crea, l'artista crea un disegno. Il disegno crea un minimo di ordine, di cosmo nel caos. E gran parte dei miti cosmogonici ci parlano di una creazione che però se la deve vedere come un'opposizione alla creazione. Le forze del caos sono sempre lì, pronte a ostacolare la creazione, in tutti i miti cosmologici. Questo è messo in scena anche da Matthew Barney, in fondo. Lui cerca di creare con il suo segno, però quel microcosmo viene ostacolato da tutta una serie di cose.